no, guarda, ma anche per il mio scambio da spiaggia, buongiorno a tutti, eccoci arrivati al 20° anno di Salone Vacanze. Questa che parte nel 2012 è la 20° edizione del Salone Vacanze di Saronno, iniziato 20 anni fa in una forma naturalmente molto più piccola e poi cresciuta negli anni fino ad arrivare alla sua forma attuale. Che cos'è il Salone Vacanze? È una manifestazione che permette di raccogliere informazioni a 360 gradi sulle possibilità di vacanze e turismo, pensando all'estate sicuramente data la stagione, ma anche pensando alle gite del fine settimana, anche gite di una giornata, o alla possibilità anche di fare del turismo o delle esperienze durante l'estate di vario tipo. Quindi per esempio abbiamo una sezione dedicata alle vacanze per i ragazzi, ai campi di volontariato, di solidarietà, al turismo responsabile, alle vacanze naturalistiche, quindi diciamo proprio un'offerta a 360 gradi. Il materiale esposto al salone è in distribuzione ed è materiale che ci viene offerto dagli enti del turismo italiani, trovate rappresentata l'Italia, esteri, quindi sia europei che extraeuropei, e quindi ci sono proprio un po' informazioni per tutti. Quest'anno abbiamo voluto dare una evidenza particolare all'aspetto degli ostelli, quindi alla ricettività negli ostelli. Gli ostelli sono delle strutture che anche queste sono cambiate negli anni, prima erano destinate quasi esclusivamente ai giovani, adesso invece possono fare anche un'offerta di ricettività un po' a tutti, quindi c'è la possibilità di avere anche delle camere doppie piuttosto che delle camere per famiglie, e quindi anche l'offerta degli ostelli si è arricchita, e quindi ci è sembrato interessante dare una visibilità a questa offerta. Al salone è possibile fare la card giovani, che è una tessera gratuita che possono fare i ragazzi di Saronno della zona e che permette di avere degli sconti in negozi e servizi di Saronno e zona, e anche la tessera ostelli può essere acquistata al Salone delle Vacanze. Passate a trovarci e potrete scoprire appunto tante opportunità, località, curiosità e possibilità di turismo che magari non conoscevate. Al Salone Vacanze potete trovare anche informazioni sul campus ecologico che l'Informa Giovani organizza ogni anno e è rivolto ai ragazzi dai 14 ai 17 anni. Il campus ecologico è una occasione per i ragazzi di fare un'esperienza di lavoro, perché si tratta appunto di fare un'attività di lavoro all'interno del Parco dell'Ura, e anche un'esperienza di conoscenza, perché ci sono delle attività anche didattiche legate alla conoscenza dell'ambiente, della natura. Chi è interessato ad avere maggiori informazioni o alla partecipazione al campus può lasciare il suo nominativo qui allo stand dell'Informa Giovani e sarà poi ricontattato quando partirà il campus. Adesso sentiamo qualche commento, quindi cosa ne pensano i visitatori del salone. Allora le chiediamo di dirci come ha trovato il salone e se ha trovato qualcosa di particolarmente interessante. Niente, no, il salone è tanti anni che ormai è una bella iniziativa e completa per quello che riguarda sicuramente l'Italia e in parte anche i paesi esteri. Io in particolare ho già prenotato, sono qua con mia moglie, viaggio in traghetto in Sicilia, e quindi mi sono adoperato per prendere il maggior numero di informazioni possibile, anche se ecco, ormai con internet sinceramente voglio dire l'informazione ti passa addosso in casa, però ecco, diciamo, per chi è abituato a leggere o avere la sera qualcosa magari da sfogliare in più e per avere qualche informazione maggiore, volentieri, la mezz'oretta l'ho passata qua volentieri. Grazie. Prego. Il suo parere sul salone? Ma alla fine è sempre interessante, anche se siamo nell'era di internet, che su internet si trova tutto, a volte avere anche un pezzo di carta dove sfogliare e avere un riscontro immediato delle cose è anche più carino. Il suo parere sul salone? Beh, molto interessante, diversi anni che lo seguo, insomma, anche perché do opportunità turistica dalle varie regioni d'Italia, nonché anche dalle varie parti d'Europa e del mondo stesso, quindi molto, molto gradevole l'occasione per potersi immedesimare, insomma, nella possibilità di poter poi organizzare qualche viaggio, perlomeno, insomma, di poter avere la visuale anche di quelli che sono i paesi più lontani da noi, insomma. Sì, signora, le chiediamo il suo parere sul salone.
Ma a me è piaciuto, anche se con questo pestifero, però diciamo che è comodo e offre una bella possibilità di guardare tutte le regioni che ci interessano. Bene, grazie. Prego. Allora, sappiamo che questi due signori sono dei viaggiatori appassionati. Come avete trovato il salone? Il salone è ottimo e tutti gli anni siamo sempre qua per fornire, cioè per procurarci un po' di cartine, quelle che possono interessare per un'eventuale vacanza. Non so quest'anno comunque. Vabbè. Non avete ancora deciso dove andare? Diciamo che facciamo delle escursioni più che altro in montagna e un po' dappertutto, non so, Trentino, Val d'Aosta, dove è possibile, insomma. Non è che ci allontaniamo, qualche viaggetto comunque in passato l'abbiamo anche fatto. Quindi avete raccolto materiale per fare qualche escursione sì, in montagna? Sì, qualche escursione, sì, sì. Comunque anche, è utile anche perché per visitare le città. Diciamo che è utile perché non c'è altra possibilità di procurarci dei plan che descrivono i luoghi, insomma, ecco. Bene, ci dica il suo parere sul salone. Ma è molto interessante perché ci sono veramente informazioni di tutti i tipi, per cui è anche curioso, si fanno venire delle belle idee per l'estate. Sì, ha visto qualcosa di particolare che ha attirato la sua attenzione? Io amo molto le ciclabili, per cui qui si trovano un sacco di informazioni sia vicine che invece più lontane. Per cui vacanze in bicicletta, allora. Mi piacerebbe, vediamo bene. Se riesco a trascinare i bambini. Bene, dopo aver terminato la visita, diteci il vostro parere sul salone. Interessante, detto vestito subito, bene. Interessante. Bello, piacevole anche per i ragazzi, anche per noi che non siamo più ragazzi. Bene, c'è avete sempre trovato qualcosa di particolare? Sì, che avete io tanto materiale, tanto materiale. Poi lo riporto magari se non è superato. Non può tenerlo. Non posso tenerlo. Certo. Ciao ragazze, terminata la visita al salone, come vi è sembrato? Cosa avete trovato? È molto bello, c'è quasi tutto, su tutto il mondo. Cosa avete preso in particolare? Budapest, Croazia. E poi ho preso. Ci siamo soffermati un po' sulla Basilicata, posti italiani un po' sconosciuti. Giusto. Però. Avete preso anche qualcosa sugli ostelli, giusto? Sì. Ok. Sì. Questa è, non lo so, forse è una novità di quest'anno che io ho frequentato anche gli anni scorsi, è stato molto interessante secondo me. Molto. Poi ho visto che c'è anche la possibilità di fare la tessera all'Informa Giovani. Esatto. Quindi secondo me è una cosa molto carina. Sì. Bene, grazie. Prego. Grazie a voi. Sì, le chiediamo un suo parere sul salone. Interessante, sia per quanto riguarda le località classicamente, diciamo, di vacanza che per i viaggi studio anche. Ho trovato interessante entrambi. Sì, abbiamo visto che la signora ha visitato attentamente il salone e ha raccolto anche dei poster. Come le è sembrato il salone? Questa rassegna è molto interessante, io vengo tutti gli anni e la trovo anche molto ben organizzata. Complimenti. Ecco, c'è qualcosa in particolare che ha trovato interessante, qualche località, qualche meta turistica? Ma io, essendo molto amante della montagna, adoro il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta, per cui cerco sempre di andare su quei Deplian lì. E in particolare, diciamo, le interessa vedere qualcosa di culturale oppure degli itinerari per camminare? Ma culturali di sicuro, rispetto alle camminate sì, culturali sì. Il tuo parere sul salone? È fatto molto bene, si riesce a trovare tutto quello di cui ha bisogno e quindi una buona cosa che ogni anno si ripete. Qualcosa in particolare che hai trovato di interessante quest'anno? La parte sulla Grecia, che ho trovato diverse cose interessanti e diversi spunti per andare in vacanza. Hai già pensato alle tue vacanze? Ci stiamo ragionando con gli altri amici e vediamo dove andare. Grazie. Prego. Ecco signora, le chiediamo il suo parere sul salone. Ma interessante, ossia c'è molto materiale per cui uno può farsi un'idea di quali potrebbero essere le prossime mete, insomma. Vedo materiale piuttosto vario, sia dal punto di vista turistico che culturale, che anche gastronomico volendo. Ha trovato qualcosa di particolare o di nuovo che ha attirato Ma diciamo, di nuovo non saprei. Io ho visto del materiale anche sul biellese che io conosco abbastanza bene perché ho la casa, materiale nuovo per cui mi sono un po' documentata, insomma, poi a casa leggerò con attenzione. Grazie. Niente, ci mancherebbe.